Se scoprissi che la promessa fatta il giorno del tuo matrimonio è nulla, cosa faresti? È da questo spunto che prende vita il film Per tutta la vita, diretto da Paolo Costella e composto da un cast corale di attori che vanno a interpretare le diverse sfumature dei rapporti e che mette in moto dubbi e certezze dei personaggi. Tra le coppie del film compaiono gli attori Andrea Angiolini e Fabio Volo, a cui abbiamo chiesto insieme al regista che cosa significa per loro la frase Per tutta la vita. La prima domanda è per il regista di Per tutta la vita, che ricalca molto il genere di film corali, per esempio mi ha ricordato ovviamente Perfetti Sconosciuti, ma anche film come Manuale d'amore. Quindi tu dove vedi inserito il tuo Per tutta la vita e in quale filone lo metteresti del panorama cinematografico? Sai che in realtà quando si comincia a lavorare mi piace non pensare a queste cose, nel senso che la forma che prende il film è un po' quella, secondo me, che il soggetto richiede. Questo aveva uno spunto talmente curioso che limitare, per esempio, a una sola storia era un peccato. Abbiamo scelto molto liberamente, abbiamo messo sul tavolo tante storie e senza nessun calcolo abbiamo scelto quelle che ci emozionavano di più, semplicemente. Intrecciarle poi ha creato anche un cortocircuito, spero positivo, che ha fatto sì che le storie alla fine diventassero un po' come un'unica sola storia. Sì, ed è esattamente quello che vediamo in una di queste storie, quella di Fabio e Ambra, e il titolo è parecchio indicativo, quindi Per tutta la vita. Esatto, Angosciante, possiamo dire. infatti volevo chiedervi proprio questo, per voi che cos'è Per tutta la vita? Una Beh, è promessa? un È film horror. angoscia? Quindi poteva essere usato per Lui aspiva al posto di vari film. Dario Argento e l'ha preso a tutti gli effetti. E Sì. quindi Per tutta la vita anche il riferimento ai vostri personaggi, nel senso continuare per tutta la vita in questo mestiere, continuare a stare accanto alle persone Guarda, che io sono la amate. persona con proprio, credo, boh, forse anche Amber, io sono proprio l'opposto della frase Per tutta la vita, sono l'opposto delle promesse, non mi piace fare promesse, perché mi piace lasciare la possibilità sia a me che all'altro di cambiare idea, di cambiare punto di vista. Quindi per tutta la vita per me si intende solo, come dire, avere una formulazione del pensiero originale, forse per quello, cioè per tutta la vita cercare di capire chi sono e di essere più simile a me stesso, ecco. Sì, no, che poi potrebbe sembrare, no, non prendersi la responsabilità, invece no, cioè anche prendersi la responsabilità di rendere l'altra persona libera, di poter non essere sempre qualcosa che deve andare bene, perché allora così le cose funzionano, è un bel gesto impegnativo, no? Poi chissà quanti di noi, rivedendosi davvero davanti, si trovano la persona che hanno scelto o quella che abbiamo aiutato a diventare, cioè. Sono come delle visioni, no? E quindi quando ti svegli da quella cosa là, ci devi fare i conti. E Per tutta la vita parte da un momento in cui si può quasi resettare tutto e ricominciare. C'è stato un momento, chiedo al regista, in cui hai voluto quasi resettare questo film, un momento in cui ti sentivi in qualche momento sopraffatto da Questo tutte queste cose? Va, vediamo momento. Quando ha visto il l'intervista. cast tutto insieme della scena del matrimonio, è questo. No, per esempio, la scelta del cast è un modo di resettare, ma in positivo, cioè la storia te la immagini. Poi questo cast non è stato facile perché bisognava trovare degli attori che formassero delle coppie giuste, ma nell'insieme le coppie dovevano avere anche un senso. Quindi lì sì, lì il film lo reinventi un po' perché prende forma e ogni tanto la scelta di un attore ti porta in una direzione, te ne porta a considerarne un altro. Quella è una ripartenza in qualche modo nel pensare al film. E se voi doveste invece resettare un momento della vostra vita, della vostra carriera, mi piacerebbe sapere, anche se doveste resettare un film che magari non avete mai visto e vi piacerebbe rivederlo per la prima volta, anche per il regista. Non dove ci siamo noi in generale, Anche, in perché no, in generale. generale No, io magari. per esempio sono Direi uno che che. abbiamo una lunga giornata io e te. No, C'è una giornata al cose che ho mese che si chiama fatto che vorrei. reset, noi ce Esatto, l'abbiamo. cose che ho fatto che vorrei resettare, ma mi resterebbero pochi eventi Sporadici. sporadici, con dei gap di 20 anni uno tra l'altro. No, insomma, io mi riguardo, per esempio, io mi riguardo Il Padrino almeno una volta l'anno, per cui lo guardo quasi sapendo la memoria. Forse quello sarebbe un film che mi riguarderei volentieri per la prima volta.
Io in realtà, beh, a parte l'esperienza drammatica che però è molto comune alla sua, che tutti e due siamo un po' quelli degli ultimi posti nel pullman dove c'è un casino ed è così che Paolo Poverino ha dovuto, come dire, dirigere o provare a farlo con noi che cantavamo dietro le cose sbagliatissime. Paolo guidava il pullman. Esatto. Questo esatto. E noi avevamo un po' questo atteggiamento da gita, ecco. Poi però insomma abbiamo anche imparato a lavorare seriamente. Detto questo, boh, io ho un film che ho guardato fino alla morte, ma abbasserà il livello dell'intervista. Titanic. No, nessuno può mettere Baby in un angolo. Ah, grande classico. Sfido qualsiasi donna di questa età, o poco prima o poco dopo, a non sentirsi ancora forte di quella cosa. Guarda, visto il periodo adesso, novembre, io metterei anche Mamma ho perso l'aereo, per quanto riguarda me e la mia famiglia, che non so perché lo guardiamo anche quando non è Natale. Vero, verissimo. E per il regista? Io se dovessi pensare a un film da... che avrei voglia di vedere per la prima volta, adesso mi viene in mente Io e Annie di Woody Allen. Bellissimo, grazie mille. Che io guarderò stasera per la prima volta, come dite che si chiama? Woody Allen. Il padrino. Grazie, grazie, grazie mille. Per tutta la vita è nelle nostre sale dall'11 novembre.